Allora, siamo qua nell'abitazione di Mirko De Grandis, facciamo complimenti perché sappiamo che ti sei classificato a vertice, adesso spiegaci bene, a livelli molto alti del campionato di Dama, giusto? Sì. Allora, niente, io sono un gran maestro di Dama, quest'anno ho vinto la Coppa Italia, quindi il campione italiano più il vincitore della Coppa Italia partecipano al campionato del mondo. E nell'occasione dei 100 anni della federazione questo campionato si svolgerà a Roma dal 22, diciamo io parto sabato, comunque dal lunedì fino alla domenica successiva, ecco. Diciamo che siamo rappresentanti due italiani, ci sono tutte le nazioni, due asiatici, due africani, due europei e niente, speriamo bene, insomma. Quanti anni sono che giochi a Dama? Bel po' di anni, ecco, facciamo 45, ecco, per il momento. Ecco. 45 anni che giochi a Dama? Sì, ho vinto in Italia tutto, titoli italiani, 6 titoli a squadre, 2 titoli individuali, 7 volte seconda all'assoluto, campionati italiani lampo, che sarebbe in 5 minuti, partite velocissime, semilampo in 10 minuti, quindi in Italia, ma la ciliegina sarebbe questa, ecco, la ciliegina sulla torta, ecco, diciamo. Com'è la Dama e non altri giochi tipo scacchi, tipo così? Una domanda che mi viene così ero spontanea. Ero affascinato tantissimi anni fa che si giocavano quelli, diciamo, i vecchi, li chiamavo vecchi, ecco, nel bar di fronte al comune, lo chiamavo il bar delle bambole, ecco. Sì, è vero. Era lì che giocavano tutti, io mi fermavo lì e così mi sono un po' appassionato e poi lì anche mio padre ha seguito e insomma abbiamo seguito un po', ci siamo iscritti al circolo di Chioggia e poi è iniziata l'escalation, ecco. Adesso quindi partite lunedì, starete tutta la settimana? No, io parto sabato e da lunedì gioco, ecco. Tra le altre cose il 26 la nostra federazione è anche, invitata dal Papa lì con tutti i partecipanti al mondiale al Vaticano e abbiamo proprio l'appuntamento venerdì alle 9 di mattina, ecco. Benissimo. Con l'occasione, quindi ci terrete aggiornati e in bocca al lupo. Sicuramente, ecco, crepi il lupo, ecco. grazie. Ecco, prego. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona con rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.